Benvenuti nelle recensioni in audio di Navigando Parole. Io sono Daniele Zaccone e oggi parleremo di Di come delitto, un romanzo giallo di Massimo Pallottino pubblicato nel 2023. La storia si svolge tra le suggestive città di Roma e Firenze e ruota attorno alle vicende di Sergio Stoppani, un ex detective privato consulente delle forze dell'ordine, e del suo amico, l'ex attore di teatro Riccardo Conti. I due si troveranno ad affrontare una serie di delitti brutali e inquietanti che li condurranno in un labirinto di segreti e bugie. Un pericoloso serial killer semina il panico a Roma e Firenze. Sui cadaveri delle donne lascia la sua firma. Un colpo alla testa, due al cuore e una misteriosa D maiuscola incisa nel basso ventre. Gli inquirenti brancolano nel buio finché non chiedono l'aiuto di Sergio Stoppani, un ex detective in pensione, famoso per il suo intuito. Il suo amico Riccardo Conti viene involontariamente coinvolto in questa serie di omicidi. La sua vicina di casa viene trovata morta proprio con l'iconica D incisa nel basso ventre ed altre coincidenze che lo accomunano agli omicidi. Inizia così tra i due una collaborazione per riuscire a trovare indizi utili per delineare una pista che li conduca alla verità. Conti e Stoppani si immergono nelle vite delle vittime cercando di ricostruire i loro ultimi passi e individuare un possibile movente. Le loro indagini li conducono in un labirinto di segreti e bugie che si incrociano anche con le loro vite stesse. La trama di D come delitto è quella classica del giallo deduttivo che tiene il lettore concentrato sulle pagine fino alla fine, dando indizi volta per volta. Man mano che le indagini procedono, nuove verità vengono a galla e la posta in gioco si alza. Il punto di vista principale durante quasi tutto il romanzo è quello di Riccardo Conti. Ex attore di teatro, è una figura fondamentale per Stoppani. Offre il suo supporto e i suoi consigli preziosi. Sergio Stoppani è il detective brillante in pensione che però viene chiamato dalle forze dell'ordine come consulente. La sua tenacia e il suo intuito saranno messi alla prova da un caso che si rivelerà più complesso del previsto. Le tematiche trattate nel libro sono il male e le sue diverse sfumature. L'autore infatti indaga la natura del male mostrando come possa manifestarsi in diverse forme e non sia sempre facile da riconoscere. La complessità dell'animo umano anche. I personaggi del romanzo sono tutti complessi e contraddittori, con le loro luci e le loro ombre. Il potere dell'amicizia e della collaborazione. Il rapporto tra Stoppani e Conti è un elemento di forza del romanzo. La loro collaborazione e il loro reciproco sostegno sono fondamentali per la risoluzione del caso. Di come delitto è un romanzo giallo di grande qualità che si distingue per la trama vincente e i personaggi ben sviluppati. Un giallo deduttivo che cattura l'attenzione del lettore e lo accompagna in un viaggio alla ricerca della verità fino alla risoluzione finale del caso. È consigliato per amanti del genere giallo e thriller psicologico, lettori che cercano un romanzo avvincente e ricco di suspense, appassionati delle atmosfere suggestive di Roma e Firenze, chiunque sia interessato a tematiche come il male e la complessità dell'animo umano. Ricordiamo il romanzo di esordio del 2006, Io aspetto nel buio. 4 anni dopo, Un rebus per uccidere, e nel 2012, nell'anno della sindrome di Ri, romanzo distopico diverso dai precedenti, e infine nel 2021, dopo 9 anni di lunga gestazione, il memoir L'isola dei ricordi. Ha pubblicato altresì dei racconti inseriti in 3 antologie e collaborato con una rivista letteraria. Alcuni cenni biografici dell'autore. Nato nel 1962 a Rio Nero in Vulture, in provincia di Potenza, dopo gli studi in giurisprudenza ha approfondito la conoscenza della scrittura letteraria e cinematografica presso l'Istituto Superiore di Comunicazione e la Scuola di Scrittura Omero di Roma e la Holden di Torino.
Spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi abbia incuriosito su questo romanzo di Come delitto di Massimo Pallottino. Mi raccomando, seguite le nostre recensioni, le nostre interviste, i nostri video formativi e divulgativi, iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace e mi raccomando non fatevi fregare. Leggete, leggete sempre perché leggere rende liberi. Ciao e alla prossima!